Quest'oggi a Villa Bertelli nei lavori della conferenza sullo sport, ma oggi a livello universitario cosa significa insegnare lo sport? È un argomento molto importante che sta crescendo ed è cresciuto negli ultimi anni. Abbiamo all'Università di Pisa, dove io lavoro, un corso di laurea in scienze motorie, una laurea triennale e una laurea magistrale in teoria tecnica delle attività motorie preventive e adattate. Il corso è iniziato diversi anni fa con un buon riscontro. Alla selezione annuale degli studenti c'è sempre una selezione sempre più rigorosa? È rigorosa anche perché ci sono sempre più richieste per l'iscrizione a questo corso di laurea che evidentemente nel tempo dà la possibilità di aprire sbocchi professionali sempre più importanti e quindi molto richiesto anche dai giovani. Lei oggi in qualità di moderatore, giusto, del convegno? Sì, oggi modererò il convegno, porterò anche all'inizio i saluti del Presidente del Corso di Laurea, che è il Professor Siciliano, che purtroppo per altri impegni non è potuto intervenire, e poi modererò questa giornata che spero sia molto proficua, soprattutto per i discenti che sono anche gli studenti del Corso di Laurea in Scienze Motorie. A livello del suo insegnamento personale, qual è la prima cosa che insegna a chi vuole, fra virgolette, imparare lo sport a livello universitario? Beh, è importante sicuramente anche la curiosità, come sempre succede, quindi bisogna domandarsi sempre il perché delle cose, quindi andare a fondo, quindi cercare in qualche maniera di approfondire anche con la propria curiosità tutti gli argomenti che chiaramente i docenti del corso di laurea tendono, come dire, a delineare negli aspetti principali, ma poi spetta a ogni singolo studente approfondire e ci sono sicuramente molti mezzi per farlo.